Cairate, Natale a quattro zampe, ne parliamo con la Presidente per sapere come è nata l'idea e come mai si è organizzata una giornata di festa come quella di oggi dedicata appunto agli amici a quattro zampe. Questa giornata è nata per festeggiare insieme ai bambini un po' il Natale e far vedere anche a loro l'importanza di avere un'amica a quattro zampe. Ci siamo ritrovati qui cercando di fare qualcosa insieme ai bambini, dei giochi, dei disegni e delle attività ludiche, stando insieme anche agli amici a quattro zampe, proprio per trascorrere una giornata così di festa, di tranquillità, ma di serenità, proprio per far vedere anche, per far vedere alle famiglie che vivere insieme a quattro zampe è una cosa meravigliosa e aiuta veramente i bambini nella crescita, ecco. Li imparano a condividere i giochi, a condividere le cose, e imparano anche a condividere gli spazi, a dedicare del tempo a un altro essere vivente comunque. Ecco, quindi abbiamo deciso di organizzare questa piccola festa così per dare modo alle famiglie di stare insieme a noi, anche di farci delle domande, di vedere quello che facciamo, di parlare con noi e di sapere un pochino di che cosa ci occupiamo e quello che portiamo avanti come discorso di proprio rispetto e amore verso anche altre forme di vita che non siano necessariamente sempre noi persone, noi umani, ma ci sono tante altre vite da amare e da rispettare con cui si può tranquillamente e serenamente vivere. Tutto qui. Mentre per l'anno prossimo, qual è il progetto di punta che l'associazione ha deciso di portare avanti? Noi abbiamo per il 2014 abbiamo veramente in tasca un sacco di progetti da sviluppare, la voglia è tanta e abbiamo un sacco di cose, tra cui veramente fare leva sulle giovani generazioni, perché loro sono il nostro futuro e abbiamo la convinzione che educare questi ragazzi al rispetto verso gli animali li porta sicuramente a un rispetto maggiore anche verso la persona. Quindi qui proprio in una scuola di Cairate abbiamo avuto l'autorizzazione dalla preside, sono tutti ragazzi maggiorenni, ci tengo a precisarlo, di una scuola superiore. Partirà questa primavera un progetto per sensibilizzare questi ragazzi e verranno con noi presso un rifugio e una pensione dove teniamo i cani che saliamo da situazioni disastrose, verranno con noi a passare un pochino di tempo e vedere quello che facciamo, cosa ci occupiamo e come passiamo le giornate libere da impegni familiari e da tante altre cose come tutte le altre persone, insomma. Sicuramente sono tanti gli amici degli animali, non solo i cani o gatti, ma animali in genere, perché sono tanti gli animali di famiglia o di compagnia, come si chiamano oggi. Come si fa per o comunicare con voi o aderire all'associazione? La nostra è una piccola associazione, però è un'associazione di persone molto molto laboriose. Laboriose che ci credono moltissimo nei progetti che facciamo, siamo un pochino sparse in tutta Italia perché casualmente ci siamo conosciute, trovate con gli stessi obiettivi e la stessa voglia di fare qualcosa di positivo per aiutare gli animali, che veramente, cioè in modo particolare i cani, sono veramente bistrattati, maltrattati e ogni giorno si sentono umiliazioni, violenze, delle cose terribili. Noi ci siamo associate per agire nella massima legalità, nella massima trasparenza, per poter portare avanti progetti di cui veramente stiamo facendo un grande lavoro, insomma. In questi progetti abbiamo sempre bisogno di aiuto. Se qualcuno vuole venire a conoscere la nostra associazione, noi abbiamo un sito, siamo ovviamente su Facebook perché è veramente diventato un social network che ci dà una visibilità grandissima. Questo è importante per gli animali. L'indirizzo del nostro sito è www.zampedoro,
associazione zampedoro.org. Lì troverete tutto, ci sono tutte le pagine su come associarsi, su come aiutarci, su come diventare socio, su come diventare volontario, come diventare nostro collaboratore, insomma. Poi ci sono le mail di tutte le referenti di zona, i numeri di telefono, e speriamo che, insomma, la gente aderisca in maniera numerosa, che arrivino tante nuove leve e che continuino con noi in questi progetti.